Bonjour Paris! Questa è Parigi oggi, ragazzi, guardate quanta neve! Secondo me sono almeno 10 centimetri. E dicono che a Parigi sia cosa parecchio rara perché. Ah! C'è un passerotto! Non so se l'avete visto, si è nascosto qua dietro. Non so. Io non ho mai visto Parigi con la neve, so che comunque nevica a volte, ma difficilmente. Diventa così bianca e ce n'è così tanta, quindi siamo molto fortunati a vederla, anche se vi dico che fa un freddo tremendo. Comunque, io adesso mi sono letteralmente appena svegliata, ecco perché la faccia è proprio ancora un po' rimbecillita. Comunque mi metto subito al trucco, anche perché tra 15 minuti ci vediamo giù per la colazione. Ok, make-up fatto. Mi piace molto il make-up di oggi. Sarà che ho utilizzato un colore per le sopracciglia più scuro, che è quello di Benefit, il gel. E mi piacciono molto di più. Comunque, questo hotel è un labirinto. Sto cercando la sala, insomma, il ristorante, la sala colazione. Vi devo dire che inizialmente quando dormivo da sola negli hotel avevo sempre un sacco paura. Invece oggi, tipo, mi sono addormentata subito, cioè ieri sera. Però ho tenuto la lucetta della scrivania piccolina accesa, devo dirvi la verità, ve lo confesso questo. Sì, allora io ho preso yogurt con muesli e alla fine la frutta me l'ha portata, mi ha detto che era una frutta, però ce l'ha. E invece Silvia, allora Silvia, dovete sapere, lei è Givenchy. Lei è Givenchy, se Ale è Benefit, lei è Givenchy. E raccontaci che cosa hai preso. Ma in realtà non ho capito, allora è tipo una bruschetta. Ok. Sembra buona però. Funghi e questo è uovo. Sì. Esatto. Oh là là. Buonissimo. Sto recuperando le ultime cose della stanza perché stiamo per fare il checkout. Sono felice perché andiamo a vedere la Torre Eiffel e a fare qualche foto se escono decenti con questo freddo gelido a meno 2 con mezzo metro di neve. Comunque, in realtà volevo farvi tipo un mini tour della stanza, anche se ovviamente ci sono rimasta soltanto per un giorno, una notte. Vi faccio vedere. Allora, qui c'è l'entrata. Adesso ho visto che c'era l'appendiamiti. Qua, questa è la porta d'entrata. Qui davanti c'è tipo questo corridoio con delle vetrate enormi sulla sinistra. È molto strano questo hotel, molto suggestivo. E subito si arriva in bagno praticamente. Come potete vedere ho già sistemato tutto, mi manca soltanto lo spazzolino da denti perché ovviamente dopo colazione mi devo lavare i denti. E questo è il mio apparecchio che possiamo asciugare e mettere via. E poi, appunto, questo è il bagno, molto carino il lavandino. E questa è un'altra porta che ti porta poi nella doccia. Eccola qua. Per fortuna c'era il balsamo perché me lo sono dimenticato a casa. E quindi questo è il bagno. Di qua c'è invece la stanza in sé. Qui c'è un'altra porta in realtà con vari appendini, appendiabiti, eccetera. Qui ce n'è un'altra ancora dove c'è il mini bar, là sotto cassetta di sicurezza, tazze per il tè, poi altre mensole per mettere altre cosine se si ha bisogno di spazio. Questo è il letto. Molto bello, devo dire. Mi piace in particolare anche il telefono vintage. Vediamo se riusciamo ad accendere le luci. No, ok. Mi piace moltissimo questo telefono vintage. Quindi questo è il letto. Poi qui c'è. Wow, che belli questi bicchieri in cristallo. Poi ci sono alcuni libri. C'è anche Il piccolo principe. Ho visto ieri, volevo leggerlo, ma è tutto in francese. Io non capisco il francese, peccato. E questa radio vintage looking, molto molto carina. Qui c'è invece uno specchio molto grande, quella è la porta comunicante con l'altra stanza invece che ovviamente è chiusa. Specchio con ringhiera se vogliamo fare qualche passo di danza. E poi di qua, vabbè, c'è la valigia che ho quasi finito di impacchettare. Qui c'è la scrivania che ho sporcato con la mia polvere HD Makeup Forever. E la pochette che devo tornare a Silvia, che è stata molto carina ad avermela prestata ed è molto molto bella.
E questo è quanto, praticamente qui c'è un altro divanetto molto spazioso ed ha i soffitti altissimi questa stanza. E poi qua fuori potete vedere c'è il Winter Wonderland, cioè il freddo e la neve, però teoricamente ci sarebbero anche i tavolini eccetera. Uno spazio esterno che però io non ho utilizzato. E questo è quanto, questa è l'altra prospettiva della stanza. E adesso che vi ho fatto vedere il tour, impacchetto tutto quanto e usciamo. Ragazzi, ed eccoci qua, siamo a Trocadero e qui c'è la Torre Eiffel davanti a noi ed è tutto bianco, tutto bianco. Guardate che meraviglia, e sta ancora nevicando un po' tra l'altro. Wow, mai vista così tanta neve qua a Parigi. Penso che si entri di là. Penso siano due cose diverse, siamo venuti, guardate quanto, mamma mia, siamo venuti da Dior a fare un po' di shopping. Ok, sto decidendo, non vi faccio vedere niente perché non ho ancora deciso, ma questi mi piacciono molto, anche questi, tutti e due mi piacciono molto. Poi un'altra cosa che mi piace un sacco è questo anellino, guardate che carino. Vediamo, chissà se ce l'hanno in argento. Ok, siamo in taxi e i danni sono stati fatti di brutto, ma vedrete tutto in un video haul, assolutamente. Silvia che se la ride, la mia compagna di shopping, sì, grazie, sì, che mi hai accompagnato. Faccio solo lei, però è stato bello consigliarti. Prossima volta andiamo solo per te. Brava, grazie. E adesso stiamo tornando verso l'hotel. Mangeremo qualcosa lì in velocità perché poi tra un'ora ho il transfer verso l'aeroporto SIG. Non sono per niente contenta di lasciare Parigi, anche perché poi con tutta la neve è davvero bella. Mi dispiace non aver avuto più tempo, però magari sarà per la prossima, visto che comunque ci torno abbastanza spesso. L'ultima volta che siamo stati qua eravamo con Tomas per il mio compleanno, era tipo, cos'era, metà, no, era la settimana dopo il mio compleanno, quindi tipo a fine novembre. Quindi non vedo l'ora di tornare e devo dire che con la neve è ancora più magica, è ancora più bella secondo me, è così raro che è ancora più bella, però sono contenta di tornare a casa da Tomas e dai gatti, quindi sì. Ci siamo nel ristorante dell'hotel e stiamo vedendo un attimino che cosa prendere per pranzo. Sono indecisa tra il market fish, che non so ovviamente di che pesce si tratta, penso che dipenda dalla giornata, oppure il cheeseburger. Vediamo. Allora, alla fine ho preso il pesce, che non ho ben capito di che tipo di pesce si tratta, però pesce bianco, quindi so che mi piace, quindi vedremo. Secondo me è branzino, però non sono sicura. E poi ho preso anche le patatine fritte con il ketchup e poi abbiamo preso lo champagne. E ragazzi, sono letteralmente bloccata a Parigi per via della neve forte, hanno annullato tutti i voli, tutti i voli, e compreso il mio. Quindi adesso sto cercando la ragazza di Givenchy, Silvia, di prendermi un volo con uno scalo ad Amsterdam, credo, che tipo l'ultima poltrona su questo, l'ultimo posto sul volo. E quindi dovrei fare, se tutto va bene, Parigi, Amsterdam e poi Amsterdam, Venezia. Però arriverò tardissimo, quindi non ho ben capito se il volo da qua è tardi oppure se sto un sacco di tempo ad Amsterdam, non so che cosa fare. Che ansia, cioè ero già qua pronta per partire, c'è già l'autista che mi aspetta, però a questo punto non so se andare in aeroporto oppure no, vedremo. Ok ragazzi, che avventure. Allora, praticamente hanno trovato la ragazza della Givenchy, Silvia è stata bravissima perché è riuscita a risolvere la situazione in davvero in 10, in 15 minuti massimo. Allora, praticamente abbiamo trovato un altro volo
però allora arrivo a Venezia, però dovrò fare un giro assurdo perché devo fare Parigi, Amsterdam e poi aspettare lì tipo un'ora e mezza e poi ho Amsterdam, Venezia, quindi paradossalmente da Parigi devo andare a nord e poi ritornare giù verso l'Italia e quindi devo prendere due voli, praticamente arriverò, ci metto tipo 7 ore e mezza da Parigi a Venezia, che è folle ed è uno spreco di carburante assurdo, ma comunque hanno annullato praticamente tutti i voli, non c'erano voli per Milano, non c'erano voli per Roma, cioè qualsiasi altro volo, non c'era niente, né per niente di niente. L'unico volo che c'era ancora era appunto questo per Amsterdam, tra l'altro era l'ultimo posto disponibile, quindi l'abbiamo preso il volo e il fatto è che questo volo parte 5 minuti prima del volo che io inizialmente dovevo prendere, che mi hanno cancellato e ho perso un sacco di tempo, quindi non sono, cioè anzi penso di riuscire a prenderlo, però devo fare davvero una super mega corsa e poi devo cioè al check-in devo fare una super mega corsa verso il check-in, lasciare la valigia e poi un'altra super mega corsa verso il gate, ma credo di farcela, sono comunque tranquilla perché guardate che Winter Wonderland è qui, cioè tutto bianco, è stupendo, è bellissimo, però questa neve non ha aiutato, diciamo, la situation. E poi sono anche abbastanza tranquilla ad atterrare ad Amsterdam, perché insomma conosco molto bene l'aeroporto, mi trovo a casa lì, so dove sono i gate, so se c'è qualcosa, insomma qualsiasi cosa, insomma mi trovo molto bene lì. E quindi sì, questa è la situation attuale, bloccata a Parigi. In realtà sarei potuta anche rimanere una notte qui, oppure sarei potuta andare ad Amsterdam, visto che comunque faccio scalo, e fermarmi una notte lì. Il fatto è che non ho vestiti puliti perché avevo programmato di stare solo una notte via, quindi alla fine torno a casa, però appunto dovevo arrivare a Venezia alle 8, invece arriverò alle, no, dovevo arrivare alle 7 e mezza, invece arriverò alle 10 e mezza e da lì poi ovviamente ho la macchina e ci vorrà un'altra ora e mezza fino a Trieste, quindi arriverò a casa tipo a, non lo so, considerando che uscirò dall'aeroporto alle 11, tornerò a casa tipo mezzanotte e mezza, forse l'una. Comunque, l'importante è riuscire a tornare a casa. Ci sono sempre delle vicissitudini assurde nei miei video. Succede sempre tutto, però alla fine essere bloccati a Parigi non sarebbe stato neanche così male. Non posso lamentarmi, diciamo così. Ragazzi, documentiamo questa situazione. Praticamente sono riuscita con un grandissimo ritardo ad imbarcarmi per il volo per Amsterdam, però Monsieur Petit, rectificatif, notre heure d'arrivée est 20h15, 20h15 en heure locale, merci. We should be arriving at 8:15, thank you. 8:15 dovremmo atterrare e io alle 8:35 ho la connessione tutta un'altra volta all'aeroporto, cioè non lo so, non credo di riuscire a questo punto, mal che vada ho già contattato a De Melza, quindi mal che vada mi fermo da lei per una notte, perché poi il problema è che avrei preso un altro volo per Venezia, il problema è che è già sera tardi e non ci sono altri voli per la giornata, quindi il prossimo volo è domani mattina. Mal che vada mi fermo da lei, per fortuna che la connessione è ad Amsterdam, perché lì almeno conosco, e quindi mal che vada mi fermo da lei per una notte, poi domani riparto, l'ho già avvisata, quindi ha già preparato la stanza degli ospiti, è un amore De Melza, io l'adoro, e quindi sì, questo è quanto, non credo di farcela, almeno non sono rimasta bloccata a Parigi, che già è tanto, anche se anche questo non sarebbe stato così male, però appunto mal che vada rimango ad Amsterdam, l'unica cosa non ho ancora capito se la mia valigia riesco a recuperarla ad Amsterdam o se va direttamente a Venezia, questo è un problema, però ho imparato dai miei errori e non ho più assolutamente niente di valore, è quella valigia, quindi non c'è problema. E basta, sostanzialmente questo è quanto, adesso stiamo aspettando di decollare e vi aggiorno dopo, voi vedrete tra pochissimi minuti se io sono riuscita a prendere la connessione oppure no, io invece devo aspettare tutto un volo di 2 ore, dita incrociate. Finalmente stiamo per decollare, ma en cas d'évacuation, les panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez le panneau le plus proche de votre siège et peut se trouver derrière vous. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine. Ragazzi, guardate dove sono arrivata alla fin fine. Sono arrivata da De Melza. Yeah! Io non
ci posso credere, ero a Parigi, tutti sti casini con i voli e adesso sono qui. Volevano prendermi un hotel, ma alla fine sono venuta qui da loro. Non aveva senso restare una notte in hotel se posso stare qui, anche perché il primo volo domani è alle 15, quindi teoricamente devo stare comunque qua fino alle 15. Però sono molto molto contenta di essere qua. Adesso mangeremo qualcosa. Sono stanchissima, però sono contenta. Ragazzi, parlo piano perché le mie e Vic sono andate a nanna. Adesso sto andando a nanna anche io. Cioè, Vic stava già dormendo, io e le mie sono rimaste alzate.